Massimo D'Alema oggi ad Arezzo, tra i temi ci sono quelli dell'immigrazione, i flussi migratori, l'Italia, l'Europa. È un tema questo su cui c'è anche molto populismo, no? Nel senso, sui flussi, anche la campagna elettorale è stata anche basata su questo. Che ne pensa, se diciamo si può porre un argine, se è un problema può essere anche una risorsa? Ma no, è una grandissima sfida. Beh, innanzitutto non bisogna confondere due cose diverse. Una è l'emergenza dei rifugiati, questa nasce dalla guerra, e io spero che progressivamente si riesca a porre fine a questi conflitti, a riportare stabilità e quindi diciamo a superare l'emergenza dei rifugiati. Ci sono 8 milioni di persone che sono scappate dalla Siria per la guerra, ma il giorno in cui finalmente quel paese potrà tornare ad esserci la pace, in gran parte torneranno a casa loro. Poi c'è il problema dell'emigrazione, che invece è un problema strutturale, diciamo, è una sfida epocale con la quale continueremo a misurarci ancora per molto tempo. Ecco, l'Europa si invoca spesso, no? Che dovrebbe, viene chiamata in causa, deve prendersi carico, insomma, di più, no? di questo problema. L'Italia, anche Renzi l'ha detto varie volte, no? Che viene lasciata sola anche proprio nell'accoglienza. Beh, ci sono paesi europei che si sono fatti carico molto più dell'Italia. La Germania ha accolto 1 milione di profughi, l'Italia se lo sogna, diciamo, quindi noi italiani facciamo spesso le vittime, diciamo, ma in realtà ci sono paesi che hanno fatto molto più di quello che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo fatto un buon lavoro perché abbiamo salvato un certo numero di vite umane in mare, anche se purtroppo si contano migliaia e migliaia di morti, diciamo, nel Mediterraneo, e questo certamente è una tragedia incancellabile, ecco. Però quello dove l'Europa mostra debolezza è che l'Europa non ha una politica comune per l'immigrazione e invece dovrebbe averla.